un pochettino di quello in cui crediamo, io ve lo voglio ricordare, e lo voglio ricordare innanzitutto a me, ne abbiamo parlato qualche giorno anche insieme a Daniele, con alcune parole che sono state dette personalmente dalla nostra sorella Viviana, giorno 9 luglio 2020. Ha detto così: come ho spiegato al mio piccolo, Dio è colui che per amore e passione è morto per salvarci tutti. Ecco, noi siamo qui per condividere quello in cui crediamo. Un pezzettino ce l'ha ricordato nelle sue parole la nostra sorella Viviana, e questo è che vogliamo condividere. Sì, abbiamo fatto questa fiaccolata, questa messa, intanto per ricordare Viviana e Giorgetti. C'è scritto per la giustizia perché, secondo me, la procura ha
ha sbagliato tutto. Non ci credo che mia moglie abbia ucciso mio figlio. Ci sono tanti, tanti sbagli, specialmente anche il drone che mia moglie è stata, si vedeva già l'indomani. Quindi già quello là era un punto fondamentale, perché se trovavamo Viviana prima, anche il corpo era, poteva dire di più. Abbiamo ricordato Viviana e Joelle. È stata una giornata molto triste e abbiamo celebrato la Santa Messa e li abbiamo ricordati anche con un video. Adesso la nostra speranza è quella di continuare ad andare avanti e speriamo che il GIP ci dia la possibilità di continuare a indagare, che continuino le indagini. Noi da parte nostra noi non ci fermeremo, però ci devono dare la possibilità di andare avanti affinché emerga la verità, la nostra, diciamo, la vera verità. Quali sono le speranze che effettivamente il GIP sia disposto ad ascoltare le tesi vostre e dei vostri consulenti? Le speranze... Cioè, voi ci credete? Noi ci crediamo. Sicuramente adesso toccherà ai nostri consulenti studiare le 16.000 pagine e dopo eventualmente opporci.